Classe potenziata, facilità di utilizzo e comunicazione interattiva. Questi sono i tre pilastri su cui le LIM e i monitor Touch Promethean fondano la loro filosofia. Sono tutte soluzioni che possono fare la differenza in classe. L'app Promethean ScreenShare vi consente di connettere e di specchiare rapidamente i dispositivi degli studenti. Si presta perfettamente per la collaborazione in classe e l'apprendimento collaborativo. Guarda il mio video screen share, collegamento ai dispositivi, per saperne di più. Per accedere alla sala d'attesa di screen share, selezionate il menu unificato, quindi toccate screen share. Quando viene visualizzata la finestra mobile sullo schermo del vostro pannello, toccate l'icona dell'omino. Man mano che gli studenti si collegano, i loro dispositivi li vedrete apparire nella vostra sala d'attesa. Potete gestire fino a 39 dispositivi nella sala d'attesa. Selezionate un nome qualsiasi dall'elenco della sala d'attesa per rispecchiare il dispositivo su questo schermo. In alternativa, selezionate le caselle accanto ai nomi degli studenti per eseguire il mirroring di un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente. Dopo aver selezionato i loro nomi, toccate il pulsante arancione di condivisione e ritornate in sala d'attesa in qualsiasi momento toccando l'icona dell'omino. Un punto verde accanto al nome di uno studente indica che questo ha abilitato il touchback. Per ulteriori informazioni sul touchback, guarda il mio video Screen Share Touchback. Per rimuovere uno studente, tocca semplicemente la X accanto al suo nome. Vi verrà richiesto di confermare la volontà di rimuoverlo. All'interno della sala d'attesa potrete anche ordinare gli studenti per posizione o in ordine alfabetico. Toccate l'ingranaggio per queste impostazioni. Raccomandiamo una buona qualità per ambienti con larghezza di banda ridotta e la migliore qualità per quelli con la larghezza di banda elevata. Toccate le frecce circolari per aggiornare il vostro ID del pannello. Questo disconnetterà anche i dispositivi collegati. Questo può tornare utile se avrete una nuova classe di studenti che entra in classe o se condividete la vostra classe con un altro insegnante. Toccate le frecce diagonali per ridurre al minimo la sala d'attesa e tornare alla finestra screen share. L'icona piccola dell'omino ora mostra il numero di studenti della vostra sala d'attesa. Toccatelo per tornare in sala d'attesa. Infine, toccando la X, ci sarà la chiusura di screen share e la chiusura della sessione. Vi verrà richiesto di confermare questa scelta. Grazie per averci seguito anche oggi nella rubrica Ambienti Digitali di CIDO Group e ricordatevi, seguiteci su YouTube e sul nostro canale di Facebook. Vi aspetto!